parte discosto e poi galoppa sia l'8 di Selvaggia Dea che il numero 10 di Sidalco. Galoppa anche l'allievo di Saverio Gallo, Signal HBD. Ma si è rimesso in sesta posizione. Al comando è Sharon Pride, che scavalca in un Amen Susina Joy. Rimane al largo per il momento il 5 di Sexy Model, che cerca un posto in corda. 13.9 il lancio, e Sexy Model se lo scava poi in schiena a Susina Joy, mentre quarto in corda è il 6 di Sogno del Nord. Viene via Signal HBD dopo partenza, come abbiamo già detto, infelice, e si porta nelle prime posizioni. 30 per i primi 400, Sharon ha potuto prendere in mano. In seconda posizione Susina, in terza Sexy, a largo Signal, in quarta posizione Sogno del Nord, e 600 metri tranquilli in 45,7 con Sharon Pride, che ora si vede avvicinare la sagoma di Signal HBD. Segue sempre Susina, viene via a largo anche il 6 di Sogno del Nord e si giunge così ai 800 metri. Curva in 16, 1, 1 e 8, e Sharon Pride tiene a bada per il momento Signal HBD. In seconda Susina, in terza posizione c'è Sexy Model, coperta al largo da Sogno del Nord, il resto è lontano. Chilometro in 1, 16 e 1, ma un 14 e 3. Vincenzo D'Alessandro vuole farla pesare al largo a Signal HBD, per il momento ci è riuscito. Occhio a Susina che è in schiena e lo segue molto molto bene. Perde battute Sexy Model e si avvicina il 6 di Sogno del Nord. 1, 30 e 7, battuta Sexy, galoppa il 3 di Signal. Ed ora è Susina Joy che è molto pericolosa in schiena a Sharon Pride. Si avvicina a Sogno e in quarta posizione Sexy Model. Retta d'arrivo, Sharon è un po' stanca. È superata da Susina Joy. Susina Joy con in schiena Sogno del Nord affrontano la retta d'arrivo con Susina Joy che passa e chiude. Antonio Chiaro e Susina Joy vengono a concludere alla grandissima. Per il secondo Sogno del Nord, battezza una, comunque pur valida, Sharon Pride. 2, 2 e mezzo, 1, 16 e mezzo per una vittoria ancora convincente della straregolare Zinzanbrook Tour, o meglio, Susina Joy. Oggi non c'era VP, ma c'è lui, Antonio Chiaro, che ha portato alla grandissima questa spettacolare Susina Joy. Per il secondo, buono perché ha girato al largo per un chilometro Sogno del Nord, mentre Sharon Pride ha mostrato tutto sommato di essere una buona cavalla.